seconda elementare. È sempre distratto, non sa gestire lo spazio, fa cadere la cartella, è disordinato, i suoi quaderni sono un disastro. Perde tempo con l'astuccio, non è portato per attività fisiche, sembra preso da tante cose. Arriva alle soluzioni con teorie tutte sue. Legge troppo velocemente. Questi sono alcuni commenti dati da una maestra abbastanza preoccupata nel momento della consegna delle pagelle. Da genitori ci siamo rimasti un po' male, ma come? Il mio bimbo sempre curioso, innamorato dei libri, velocissimo a svolgere i compiti a casa, scheggia nell'imparare le poesie. Un bimbo mai spaventato dalle novità. Sempre pronto a interagire ed incuriosire gli adulti. Abbiamo dedicato tutta quell'estate alla valutazione, nella ricerca di qualcosa che non andava bene. Lunghe mattinate ad aspettare che finisse interminabili test. L'esperto a cui ci siamo affidati, con un sorriso, ci ha spiegato che sì, che è vero che in testa aveva tante, tante cose e che alle soluzioni più semplici lui preferiva soluzioni più articolate e complicate. Tra un po' affronteremo un nuovo percorso, nuovi insegnanti, stabiliremo nuovi rapporti, ricominceremo a spiegare chi è mio figlio, cosa ha per la testa e le divagazioni che fa. I suoi percorsi molto spesso non sono lineari e uguali a quelli di tutti gli altri bambini. Però dobbiamo ricominciare. Abbiamo faticato molto in questi anni e solo adesso stiamo raccogliendo i primi frutti della collaborazione con gli insegnanti. Siamo molto spaventati da quello che ci aspetta.